Hokeca, kranica bez mane, a to je ti samo laž, za laž, ispatka Mederna i slatka, prekratka, njoj si sam Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un altro libro di Nicholas Sparks, Un cuore in silenzio. Un cuore in silenzio è stato pubblicato nel 2000 ed è ambientato nel North Carolina. I protagonisti si chiamano Denise e Tyler. Denise è una madre di un bambino di 4 anni con problemi di linguaggio. Invece Tyler è un volontario dei vigili del fuoco che insomma, è sempre in prima linea per salvare le, le vite di chi si trova in pericolo, e nonostante abbia una certa età, perché ha già, già sui 30 anni, non ha una relazione stabile, e i suoi due migliori amici cioè, fanno di tutto per vederlo sistemato. Lui però... non Dopo un po' di frequentazione con le donne, eh, molla cioè le, le lascia invece, Denise è completamente dedita al bambino. Denise e Tyler eh, si conosceranno perché lei avrà un incidente e lui la, la troverà. E andrà a cercare il figlio di Denise e da lì poi, per una serie di circostanze, eh, si incontreranno in paese. Inizieranno a frequentarsi, si innamoreranno. Allora, ehm, credo di essere un po', diciamo, preda dei libri di Sparks perché ultimamente ne le sto leggendo tanti. cioè Non che ne sto leggendo tanti, comunque... Sì, ne sto leggendo un po'. come sempre eh, lo trovo molto scorrevole, che ti prende, che vuoi sapere come va a finire. E molto scorrevole. E cos'altro dire? Consigliato a quelle persone a cui piacciono le storie d'amore a lieto fine. Cos'altro dire? Spesso è sempre intorno alle 300 pagine, come gli altri suoi libri. E niente, questo era tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.